Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una nuova partita. Per essere precisi, la scorsa ho fatto una hard con, non so se era Lazzaro. Sì, era Lazzaro, l'abbiamo completato. Quindi oggi andiamo, direi. Ah, a proposito, ho fatto la Gridiron in live. Grazie a tutti per esserci stati ancora. Prossima domenica, altra live. Con Eve, bella partita finale perché poi l'ho completata che avevo tipo 0.9 di danno e un setup con uno di Tears, con Soimi, però ce l'ho fatta, è stato bellino. Quindi oggi facciamo un'altra Gridier con Isaac perché la scorsa era un hard normale, quindi oggi Gridier. Avevo un Ender Blessing che mi ha dato a quanto pare PhD, quindi tutte le pullule positive, mi va bene, mi fa sinceramente bene. Isaac è il personaggio. No, te non ti prendo, te sì, cioè sei un Tearsup. È un personaggio con statistiche base, è il personaggio con statistiche base. E cosa che ha extra, oltre alla momma, il D6 che permette di rirollare gli oggetti. Tu. Sei buono, sei semplicemente buono. Te cosa sei? The Tower. The Tower! Va bene. Che direi di usare qua? Perché in realtà se mi rirolla tipo la roba non ci rimango troppo male visto che non c'erano i grandi oggetti della vita qui dentro. Anzi, al contrario. Però vabbè, non mi ha dato niente di che. Non mi ha ancora funzionato Counterfeit Panic, la possibilità di raddoppiare gli effetti degli oggettini. Quindi è buono, molto buono. E andiamo così. Andiamo a fare queste wave. In ogni caso, personaggio con statistiche base. In questo caso abbiamo aumentato un po' le tiers che mi dovrebbe permettere quasi di fare tutte le prime wave. Magari a un certo punto dovrò fermare, però va bene. Non riuscirò anche a raccogliere abbastanza centesimi facilmente, in realtà. Per un motivo molto semplice, che abbiamo Counterfeit Penny, che dà una possibilità del 50%, tipo. Comunque basata sulla luck, che mi permette di attivare l'effetto due volte. Quindi, cioè, non l'effetto due volte. Sì, l'effetto due volte del centesimo raccolto, cioè nel senso di raccogliere due centesimi a posto di uno. Quindi non è male, anzi. Buonissima come cosa. Direi che fermo qui in realtà. Non per le wave in sé che sto fermando, ma perché così ho i 5 centesimi per prendermi l'oggettino là dentro e comunque rirollarlo se per caso non è un buon oggetto. Essendoci 12 wave in totale, se non erro, mi conviene come cosa. Quindi va bene. Anche qua potrei rirollarli in realtà gli oggetti. Sono 4 oggetti. Uno buono dovrebbe uscire. Si spera. Te sei bombe. 5 bombe, quindi a livello monetario non io convieni. Quindi ti devo prendere perché sono un feticista del livello monetario, quindi va bene. Perché conviene proprio. Rirolo i soldi conviene. Adesso rirolo questi 4 oggetti. Chaos. Chaos. Cioè, Chaos. Void, scusatemi. Void, perché ho detto Chaos? Vabbè, problemi mentali. Comunque, Void, buon oggetto. Mima l'oggetto, cioè può assorbire oggetti passivi e mimare l'oggetto dell'oggetto passivo, quindi non è male. Magari non si combina bene. Cioè il fatto è voglio il D6 o voglio poter assorbire gli oggetti. Voglio avere il reroll o assorbire oggetti attivi e farli effetti più fighi oppure. Il fatto è come si combina. Cioè mi conviene veramente? È una grande domanda in realtà. Sapete che forse col D6 non funziona troppo bene. Cioè, potrei prenderlo solo per il fatto che è utile, però forse non funziona bene perché rirolla prima che io potessi prendere, quindi potrebbe creare casini. Clicker, potrei cambiare? No, non so. Proviamo a piazzarne un'altra. Sì, un'altra. Facciamo un'altra esplosione, dai. Via. Niente. No. Oh, la batteria, la car battery. La car battery è buona, cioè può farmi molte porcate, quindi la prendiamo. Perché fa l'effetto doppio dell'oggetto attivo che possiedo in quel momento. Che, ok, adesso è il D6, niente di che, lo so. Ma più avanti potrebbe essere qualcosa di veramente utile, quindi sempre meglio tenersi la possibilità aperta. Sempre meglio tenersi la possibilità aperta in questo caso. Se mi raddoppiassi tutte queste potrei, sì, potrei prendermi un altro oggettino. Sarei contento anche in realtà. Però non so bene se sarò così fortunato. Così fortunello quasi, oserei dire. Duke of Flies più l'altro nemico in realtà non è così. Oh, beh, ragazzi, un altro oggettino è quantomeno mio. Quindi possiamo valutare l'idea di prendere un altro oggetto. E in quel caso anche quale.
Devo valutare bene 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 l'idea di Deozza. Perfetto, ora possiamo farci su Duke of Flies, che non dovrebbe comunque essere troppo problematico, anche se ha evocato tanto. Piano piano dovremmo riuscire a smaltirlo, visto che abbiamo 7 di tiers, che è un tiers per il primo piano, e per Duke of Flies dovrebbe andare bene. Poi magari non ce la faccio io a sistemarlo perché sono deficiente, però va bene, ce la dovrei fare, dovrei esserne in grado in realtà. Dopo tutte le ore che ho, che sono 500 ore di Isaac, dovrei essere capace di eliminare Duke of Flies. Molto semplicemente. Beh, 500 ore di Isaac su 500 episodi significa un'ora di Isaac episodio, più o meno. Sto, diciamo, recuperando le ore che avevo in meno degli episodi, grazie alle live che sto facendo ogni domenica dalle 4 fino a minimo le 6. Ultimamente ho fatto alle 8. In realtà la volta scorsa l'ho chiusa un pochettino prima perché... Sentite? La voce, ecco, il fatto è che mi stava anche adesso un po' morta, non registrare un altro video. Oddio, Tef, potresti, Chaos, potresti essere il buono, però prima mi prendo il patto con Satana, assicuro che c'è adesso e poi lavoriamo di Chaos, perché sennò non conviene. Però l'idea c'è. Devo eliminarmi almeno uno dei due, almeno uno di questi nemici più che altro. Devo eliminarmelo, perché... Non me ne faccio nulla di tenermi tutti insieme. In realtà i mostro hanno metà della vita di un mostro normale, quindi non dovrebbero essere troppo problematici. Sono soltanto fastidiosi perché sono in due. Questo è un fatto di principio. Però anche Larry Junior dovrebbe essere tranquillo perché è un Larry Junior, cioè Larry Junior non dà troppi problemi. Questo è la versione che spara, che mi dà può dare un po' fastidio. Mi aspettavo che in realtà cadesse più lontano, però... Vabbè che il primo patto con Satana è tranquillone, cioè un patto con Satana che dovrebbe avere oggetti. A meno che non sono estremamente sfigato e non mi capita Krampus, però... Dai, 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 ok. Del Lich che io rirollo e della Bibbia satanica che io prendo. Ciao, perché doppio effetto della Bibbia satanica ogni 6 stanze. Cosa buona e giusta, non c'è molto da dire. Dio di 6. E ora avrei voluto invece il Void. Eh sì, dai, puoi darmi veramente ottimi oggetti. Ora droppi robe a caso. Purtroppo l'Locusta della Pestilenza non funziona. Sarebbe stata bella come cosa. Proviamo a fare una cosa del genere. Vediamo che mi dà di bello. Ok, ne valsa discretamente la pena. 13 centesimi di nuovo. Tu sei scontato. Ne vali la pena da scontato? Il fatto è quello. Non lo so. Mi sa di no. Mentre l'altro oggetto cos'era? Era un oggetto che forse avrei preso. Sì, forse. Beh, meglio tenersi i centesimi, visto che qua ce ne sono pochi. Visto che ce ne sono pochi, anche se noi abbiamo il penny contraffatto che è tanta roba. Trinity Shield, buon oggetto che avrei potuto trovare normalmente. Perché mi permette di parare i colpi che sono davanti a me. Godhead! Ok, sì. Prendete Chaos con questo Seed. Ah, Godhead buono perché dà Lacrime Homing, diminuisce un po' i tiers e lo shot speed. Però in cambio avete Lacrime Homing che fanno, come vedete, danno ai nemici anche per un contatto, come si chiama questo? Ad area. Dell'area che gli sta indicando fa danno. Quindi cioè, è spettacolare questa cosa. Veramente ottima cosa. Ora, un pensierino su pay to play. A me servono la prossima del Depp, del Wob, e quindi tre chiavi che sono 15 centesimi. Ok, non vale prendermi pay to play perché potrei ottenere qualcosina che comunque riesce a farmi recuperare roba. Questa è? Come makes you larger? No. Ricordiamo che abbiamo comunque anche PhD, quindi tutte le pillole sono positive. Sarebbe interessante avere pillole quindi anche. Cubo di carne, grazie. Grazie per il cubo di carne, non è niente di che oggettivamente parlando, però grazie lo stesso. Oltretutto, boh, questo è veramente un ottimo setup, dobbiamo soltanto aumentare il danno e poi è fatta. È fatta, perché è un ottimo setup. Ricordiamoci che otteniamo anche due cuori neri ogni volta che utilizziamo l'oggetto attivo, quindi non male, non male. Io che per un attimo stavo pensando, no, non lo prendo, intanto ho ottenuto la Bibbia satanica, quindi vado di patti con Satana, ho già ottenuto, cioè gli oggetti di Satana li trovo, quindi non lo prendo, già è buono, no, che cavolo dico, c'era Godhead, veramente. Che culo comunque, perché Godhead è raro come oggetto, anche con Chaos, tutte cose. Infatti ricordo che per Godhead ho dovuto rompere una grid all'epoca quando dovevo fare il 1001%, cioè... Oh, la voce è bruttissima, lo so. Cioè, già non è bella di suo, però questa è proprio l'apoteosi dello schifo, vi chiedo scusa.
Stimate sia un'avventura di danno, non ti dico di no. Te, ciao, salve, oggetto di Gappi. Salve, Cricchetto Eddo. Salve, Cricchetto Eddo. Spero che tu voglia venire con me, Cricchetto Eddo. Sì, dai, ci vuole quasi venire. Tanto 4 centesimi mi dovrebbe dare. Ed è un moltiplicatore di danno, quindi non è male per nulla. Oltretutto, 4,90 di danno. Sì, con Cricazze dovrei fare quel danno e mezzo della vita circa. Sì, ci esce Cricket Zed. È come se ci esce Cricket Zed. Bello il fatto che ottengo 4 cuori neri ogni piano, quindi buonissima qualcosa. E salve Cricket Zed, che mi ha aumentato il danno di tanto, veramente tanto. Oltretutto ho ottenuto anche, non mi viene il termine, mi verrà fra poco. Ho ottenuto il coso. Vai su Leone, ce la puoi fare. Ce la puoi veramente fare. Boh, niente, non mi viene. Salve oggetto di Gappi. Che ti prendo, eh. C'è un perché io sto prendendo questi oggetti di Gappi. Il libro dell'anarchico, se non erro, non conta per Bookworm. Io controllo in realtà, però mi sembra di no. Bookworm. Isaac. Non Isaac. Isaac. Che no, conta. Conta l'Archist Cookbook? Sì. Allora. Allora, i libri che non contano sono il Satanic Bible e Monster Manual. Ok. Perfetto, quindi Satanic Bible che ho preso adesso non conta. Beh, a sto punto non conviene anche prenderlo visto che la Satanic Bible non conta. Ho 3 centesimi, posso fare qualcosa? C'è qualcosa di scontato? no, potrei convertire un cuore per 3 cuori di fede, però non mi conviene. Direi che posso andare così. E sperare, pregare in aumento di tiers. Ora, aumento di tiers è un altro tocco di danno. Giusto per fare i danni della vita e mezzo. Drop di cuori di fede, grazie. Terzo oggetto di Gappi di già. Che culo. Quindi sono Gappi, volo e evoco mosche che faranno tanto danno. Questo è un aumento di danno. Te mi puoi dare un cubo di carne a livello massimo. Ok. Wurp mi dovrebbe dare pillole che ho già conosciuto. Tipo, grazie per il range up. Seconda puberty. Va bene, perché poi sprecherò un po' di cuori con questo. Che mi conviene in realtà, visto che non ho modo di recuperare i cuori rossi e poi ci dovrebbero essere cuori rossi aumentati, in teoria. Quindi mi conviene abbastanza sprecarli. Sembra strano perché non conviene di solito, però vediamo. Di certo mi recupero il marchio prima di fare quella cosa dei cuori rossi. Sì, abbastanza sicuramente mi recupero il marchio. Dammi il doppio cuore nero, grazie. Bello. Mi sta piacendo. Questo è un bellissimo setup e anche una botta di culo discreta, però cavolo. Non posso vivere di botte di culo. Quantomeno il gioco si sta facendo ripagare per come mi ha fatto perdere la Ultra Hard la volta scorsa. Sì, si sta facendo palesemente ripagare. Sì. Però devi farmi vincere la Ultra Hard se ti vuoi ripagare. Così non mi lecchini il gioco. Dammi il marchio. Ok, quello non è troppo interessante. Il marchio è un aumento di danno e di velocità, come possiamo benissimo notare. Dalla diapositiva che abbiamo appena visto. Famo così. Poi con una marea di centesimi grazie al penny contraffatto, veramente. Eh sì, questa partita è proprio una mezza botta di culo e leviamo anche mezzo dalla frase. Ora io ti prendo la potato peeler e uno sì, due sì, ma aumenta il danno in modo perenne, sì. E dai, portiamola al 4. Non lo posso usare altre volte, l'ho portato al 4, quindi abbiamo un cubo di carne a livello 4. Ho ottenuto anche un discreto aumento di danno col potato peeler, quindi possiamo capire benissimo che tanta cosa vuole e giusta farlo. E sì, vado dei cuori neri, perché mi conviene. Mi conviene assolutamente. Ma io avrei dovuto aspettare di trovare qualcosa di questo patto. No, non ne valeva la pena, cioè non li avrei presi questi oggetti. Sì, Vasco Vinfami è buona, lo so, però in questo caso, sinceramente. Mi interessa qualcosa di Vasco Vinfami? No. Quindi abbiamo un cubo di carne a livello massimo. Perfetto, direi. Intanto, protezione dalle lacrime. Sono lacrime esplosive. Non me le può parare in modo decente. Quindi, potrei
almeno fa danni così, fa molti danni. Salve Tiersap, ti ho chiamato, quindi adesso sono contento di averti. Salve, ennesimo oggetto di Gappi, che è forte per giunta, però. Salve, ennesimo. La chiave scontata, ne ho già una, non mi serve. Un HP up lo voglio prendere, in realtà non è importante, quindi magari eviterò. Vorrei avere un po' di shot speed up, o comunque il carbone, una delle due cose, magari non tutte insieme, perché o mi dai il carbone o mi dai lo shot speed up. E sono contento in uno dei due casi, cioè se mi dai tutti insieme non sono in realtà contentissimo, mentre invece se mi tieni questo shot speed magari mi dai range. E mi va bene col carbone, perché il carbone così farebbe veramente tanti 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 danni. Ma va bene, non voglio arrischiarmi nel chiedere troppo. Alla fine il gioco mi ha già dato tanto. Questo è veramente un ottimo setup. Un setup pressoché perfetto, comunque. Pressoché perfetto questo setup. Vedete, è difficile perdere. Cioè, se perdo questa partita sono un incoglione io, fine. Non c'è molto da dire. Ho 32 centesimi. God's Flash. No, mi tengo i centesimi. Cavolo, me ne frega. 31 centesimi me li spendo. No, sono 31 centesimi che mi tengo. Vai così. Eliminiamo anche l'altro. Come vedete, eliminiamo discretamente e facilmente i nemici. Te sei fastidioso più che altro perché sei un finto Scolex. Che in realtà è vero, però sei Scolex, non sei il coso, The Frail. Non so perché ti hanno fatto questa reskin, però tu sei Scolex, non mentire. Anche perché il gioco ti considera come Scolex, solo più scarso praticamente, credo. Basta. Ok, no, ero abbastanza preoccupato che si fosse buggata la cosa, sapete. Inoltre ho le mosche, cioè ho le mosche, ho il cubo di carne, cioè veramente danni pazzeschi. Il cubo di carne fa veramente tanto danno. Le mosche ne fanno altrettanto. Ci divertiremo. Ok, te ti ho chiamato. Ti ho voluto io. Carbone. Grazie. Grazie. Il carbone, come vedete, aumenta di tanto. Comunque, anche il range della mia aura. Quindi, oltre ad aumentare il danno proprio ad area, aura. Vai. Buonissima come cosa. Cioè, che culo di partita. Che culo. Meglio così perché ho mal di gola. Quindi mi veniva male registrare partite troppo lunghe, però non posso esimermi dal dire che culo. Gimpi droppa cuori rossi e, Gesù mio, cuori di ferro quando prendo danni, quindi buonissima come cosa. No, dai, non diventiamo iper ultra gappi, però mi prendo la show space perché sono un po' golosone. Vai così. No! Vai, Circle of Protection, dai. Calcolato, no, non voglio quel coso. Sì, technology funziona. No, vabbè, è a ricerca, ma ok, dai. Fanculo, però. Per un attimo ho detto sì, technology, l'ho presa senza riflettere. Vabbè, fa nulla. Meglio così. Almeno la rendiamo decente. Però comunque va a ricerca, quindi ottimo. Ed è un aumento di danno estremo, quindi va bene. In realtà forse fa anche più mosche. Quindi va bene. Come ben potete vedere, non ho complicato la vita. Ho soltanto rinunciato al potenziamento di godendo. Forse, credo che sia subconscio, sapete, Freud ci insegna che il subconscio ci fa fare cose senza pensare, così direttissime, senza proprio ragionarci dentro. E forse il subconscio mi fa dire, no, hai oggettivamente esagerato, quindi è meglio che ti dai una mezza calmata. Te sei Choclaps, peccato, avrei preferito altro. Vabbè, assoluto, faccio così. Giusto. Un tarot card fa il doppio effetto delle carte. Cioè, e non dico che è inutile in questo caso. Con Giuda sono già vinta. Peccato, è interessante vincerla con quel danno, però. Sacrificial Dagger lo potrei prendere. Vabbè, facciamo così. Te sì, ti prendo. Perché sei un aumento di danno che con il moltiplicatore che ho adesso, anche con del danno, non sei un vero e proprio. Cioè, non sei un malus. Non lo sto dicendo, non sei un vero e proprio malus. Non lo sei, anzi, sei un ultra bonus, quindi meglio non ignorarti. Facciamo così a sto punto, visto che tanto non lo perdiamo l'altro cuore, a quanto pare, quindi facciamo così. Perché non sono andato a prendermi quell'oggetto? Ma perché magari se ne trovo anche uno nel patto con Satana sono contento. Sì, è vero, dovevo aspettare il patto con Satana perché mi ciuccia tre cuori, vero? Sono un coglione. Pure io. Di 20, potrei rompere la partita. Se me lo proponi così non ti dico di no a sto punto, lo sai? Cioè, se proprio me lo chiedi così gentilmente, ti dico, va bene, grazie.
Dammi questo aumento di danno. Ricordo che non abbiamo bisogno di donare roba. Cos'altro c'era qui dentro? Scusatemi che ho ignorato. Ah, sì, buon oggetto, però. Non mi serve. Fatto è quello. Non mi conviene prenderlo, quindi non lo prenderò. The shoppettino. Che mi offri di buono? Altro oggetto di Gappi. Carina come cosa, ma no, grazie. Fammi fare così a sto punto. Una locusta che purtroppo è inutile. C'è avele, che potrei quasi prendere giusto perché sì. Ah, non c'ho space, scusatemi, giusto. Salve, Missy Pechu. Ogni tanto la possibilità di fare danno ai nemici nella stanza. Quindi, non male come oggetto, non è utile. Cioè, non è un buon oggetto, fine. Non è male, ma non è neanche il bene. Aspetterò a utilizzare la prima satanica finché. No, aspetta, una carica la uso adesso perché intanto poi ho le cariche per poterla usare un'altra volta dopo. E così almeno sono full vita. Poi vediamo. Giusto, c'è un ragionamento che magari riuscirò a spiegare più avanti e non ora perché non mi viene la spiegazione intelligente. Però va bene, non vi preoccupate, ragazzi. C'è un ragionamento dietro, soltanto credete in me stesso. È nel cuore mio. Ciao, salve, salve doppio angelo. Credo che me li meriti questi doppi angeli, sapete? Sinceramente credo di meritarmi. Grazie per questo cuore di fede che vi prendo subito per potervi ricaricare la roba. La doppia destay che è praticamente quasi perenne. Quasi perché in realtà non è il 100% come alcuni credono, ma un quasi 100% di possibilità. Ok? Grazie per avermi riportato al patto con Satana, ne sono contento. Mettiamo qua dentro. Te sei un apertro. Ma non male in realtà, non male. Non mi lamento dell'apertro. No, bene, dai, mi fa male. Però faccio questo. Così lo uso una volta. Grazie per il centesimo, grazie per la Deceriot. Satanic Bible la prendo. Mi faccio anche telepatia per scemi perché divento Bookworm, giusto? E Pertro, rinnoviamo quei due oggetti. Uno è Guardia Ranger, mi gira attorno, mi protegge dai danni. E l'altro è un aumento di vita che, beh, prendo. Prendo perché così sono full vita e non devo utilizzare la carica. Sono comunque due cuori neri plausibili da utilizzare quando io voglio. Non male. Spero che stia registrando. Ci spero tantissimo. Devo controllare. E sembra di sì. 21 minuti di registrazione. Perfetto. Utilizzo adesso tipo 20% della CPU. Va bene. Va benissimo. Ho la voce proprio transessuale. Credo. Cioè, ho la voce bruttissima, quantomeno. Atora, brutta, vi chiedo scusa. Purtroppo problemi vocali. In ogni caso, più lui va lontano adesso, più Ultra Grid va lontano, più. Cioè, gli farò male, oggettivamente parlando. Quindi scappa da me, Ultra Grid. Oltretutto, ogni tanto ho una possibilità di rispedirli indietro le lacrime, quindi non male. Non devo fargli. Cioè, non devo fargli fare a me danno. Deve stare il più lontano possibile, così gli posso fare danno senza preoccuparmi. Anche se magari non sfrutto le mosche, comunque sono tipo una volta e mezzo il mio danno circa. Sono tanto danno. Anche se non le sfrutto troppo, chi se ne frega. Però l'importante è ucciderlo il prima possibile. Vai, Caos Mana al cielo. Adesso ci avremo messo ancora di meno a ucciderlo. Grazie a come si chiama? A Goded. Cioè, in un certo senso mi va bene, almeno rendo la partita un minimo interessante, però. No, tipo, già un po' di tempo fa si sapeva già che era vinta. E quindi sblocchiamo un nuovo oggetto. Dovrebbe essere l'oggetto che sblocchiamo. Sono andato un po' a guardarmi, io sapete che mi sono fatto mezzi spoiler su tutto. Sono andato a guardarmi e dovrebbe essere il D1. Che non so, ovviamente, cosa faccia in realtà. Cioè, non me lo ricordo mai. Però so che è il D1. È un'informazione interessante, credo, per alcuni di voi. Bene, adesso seconda fase. È una Gridiar, giusto? Sì, è una Gridiar, quindi seconda fase, via. Yay! Lacrime esplosive, bella. Bello il fatto delle lacrime esplosive, però anche no. Solo io gli facevo molto più danno. Scusami, a te. Prenditi un po' di roba in faccia, quindi. Va bene, un danno me l'hai fatto. Ho una marea di cuori rossi in giro, quindi. In realtà non sono preoccupato di questa cosa, però va bene. Che poi lui fa quasi tutti gli attacchi che sono contati come bombe. Quindi se uno si prende un'immunità alle bombe, ha vinto la partita a prescindere. Anche se con. Cioè, arrivare qua si vince la partita sicuro. Sì. Sicurissimo. Abbastanza sicuro.
Adesso io proprio non l'ho schivato perché ho detto no, chi se ne frega, perché diavoli devo schivare. O comunque devo utilizzare un oggettino per curarmi. Quindi chi se ne frega proprio della schivata, fanculo la schivata. Complimenti a te che ti sei preso quella. Ti sei recuperato un po' di vita. Le porte quando si aprono mi danno fastidio. Peccato perché la porta tipo di sopra non c'è, quindi se non sei sotto a vederla la porta non puoi prendere danno senza che te ne accorgi, quindi roba brutta. Secondo me, quantomeno, poi. Scelta di ognuno. L'idea è scelta di ognuno. Usiamo di nuovo l'oggettino. Andiamo qua. Le mie mosche gliele ho mandate praticamente addosso. Me ne sono fregato e ho preso anche un mezzo danno così a caso. Il D1, giusto? Sbloccato il D1. È apparso nel basement. Andiamo così. Gli obiettivi che sto facendo, comunque, nel frattempo che faccio queste cose, sono anche quelle delle tipo 31 daily di fila. Cosa brutta. Cosa bruttissima, comunque. Però. Ci sto provando a farlo. Sto provando duro. In ogni caso, doniamo questi centesimi perché. Ehi, siamo qua, ce li abbiamo, sto punto. Perché non farlo? Meglio donarli che lasciarli a caso così, per statistica? Bah, chi se ne frega, dai. Meglio da donare. Siamo gentili, non siamo avari. Gli mettiamo le lacrime a scena, infatti. Comunque, in ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video, ricordo che potete iscrivervi, commentare e lasciare un mi piace. Qua da Leone è tutto. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao a tutti!